Finalmente uno dei video più attesi del canale è arrivato. Ciao a tutti amici di Spump in Auto e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video con la bestia! Vi siete iscritti al canale, questo video me l'avete chiesto in non so quanti e nel dubbio comunque ve lo ripeto c'è il tasto iscriviti sotto. Anche perché il 65% di voi non è iscritto, ma perché? È arrivato il momento di montare un po' di pezzi particolari. Con me ci sono il buon Andre e suo fratello che mi daranno una mano. Se ti va Andre puoi farci vedere tu qualcosa. Da cosa partiamo? Partiamo dal montare i tamponi? Sì, bravo. Abbiamo preso i tamponi della Evotech da montare direttamente sul telaio. Ci sono da cambiare gli specchietti, ragazzi, perché con tutta la buona volontà questi qua sono comodi, soprattutto con la questione che li utilizzavo come secondo punto di vista. Molto bello, però, cioè, parliamoci chiaro. Sembrano delle antenne di Sky. Prendono Sky, non va bene. E poi abbiamo un po' di power parts e quindi anche queste saranno succose. Iniziamo a buttare un po' di ergal sulla bestia. Io sono eccitato, come sempre. Io non farò i lavori perché le mie manine sono fin troppo stupide, quindi mi affido a persone che sanno fare il loro lavoro. Ok, già all'opera, siamo allo smontaggio perché partiamo con il montare i tamponi. Giusto per informazione, se mai qualcuno li volesse, questi tamponi qua che poi li vedrete montati sono della Evotech e costano un bel po', perché costano più o meno sulle 250 euro spediti, però li spediscono in un paio di giorni, veramente veloci. Sono davvero dei tamponi che vale la pena comprare, me ne hanno parlato tutti bene e ovviamente sul sito il manuale è tutto bello indicato e qua c'è scritto che è da stringere a 45 Nm, mi raccomando. Ragazzi, professionisti. Abbiamo messo il primo supporto, il secondo che va al telaio e poi c'è il tampone vero e proprio che ha la boccola in teflon e poi ovviamente il suo supporto. Yes, con la vite bella lunga. E così è come rimane. È bellissimo, è veramente figo. A parte che sembra solidissimo, però devo essere sincero, mi piace perché non rovina la linea. Concordo. Intanto che i ragazzi si apprestano a montare il tampone di sinistra, io vi faccio il giro per farvi vedere lo special guest del montaggio. Ho un po' di paura, eh. Ha un nome? No. Ok, vabbè, facciamo che io lo chiamo Alfredo. Ma che bello che è. No, giuro, non ti faccio niente, anch'io devo andare di lì. Ma che bella che è. Solo una carezza, ti prego. No, dai. Controllo finale serraggio con la dinamo metrica. Regge, Teone? Regge. Oh, yes. Direi di passare alla prossima modifica. È arrivato il momento di far sparire questi cuccioli qua. Ciao Sky. Adesso servirà il pezzotto per... Gira, sei staccato. Girale. E via. Il brutto degli specchietti originali è proprio questo, che rimane questo buco filettato a vista, che non è proprio il massimo. Però a tutto c'è una soluzione. Bravo. Mi quindi piace. Questi sono gli specchietti che ho scelto. Si possono utilizzare, visto che si utilizzano al manubrio, e sia bassi così, sia eventualmente alti, cioè così. Per adesso direi di metterli bassi. Una roba faccio, provo a smontare uno specchietto. Oh, un po' sicuro. Si spacca. Mitch ha scambiato la chiave per un bilanciere della palestra. Pensai! Che strozzo! Ci siamo. Almeno ho recuperato anche l'attacco della GoPro. Mamma mia. Veramente figa senza specchietti. Vabbè, dobbiamo montarli però. Comunque, questi sono gli specchietti e li stiamo mettendo con una piega bassa. Si possono mettere anche altri, come avevo detto. Devo fare dei test però. Cioè, non vedo niente. È come non averli praticamente. L'alluminio che stai dicendo basta. Che stai facendo, furbacchione? Che stai facendo? E in ultimo abbiamo i tre tappi. Giuro che adesso me ne vado. 1, 2, 3. E direi di partire dai più semplici. Matteo, vuoi dare qualche raccomandazione sul Doc 4? Stare attenti alle parti verniciate. E via, il secondo è andato. Manca solo il freno davanti, che è in assoluto il più ostico. Me l'hanno detto tutti, giustamente ha le viti di serraggio. E bisogna stare molto attenti, non lo stringete mai troppo, perché l'O-ring dentro altrimenti rischia di comprimersi e poi di trasudare. Ed è un problema, perché se trasuda tanto olio, tocca per esempio le carene e le mangia. Mangia il colore, mangia il lucido. In tutto questo, non pinzate sul freno. È bello, dai. A posto. Yes. Ce l'abbiamo fatta, oh. Ha cambiato decisamente aspetto. Ok.
ok, direi che è migliorata parecchio. Ho già preso delle altre parti da mettere, a parte le grafiche. Quello sarà un video a parte. No spoiler. No spoiler. Abbiamo un altro video da fare, piano piano lo facciamo. Un'altra modifica, altre tutto quanto. Io voglio ringraziare davvero tantissimo Andrea e Teo che mi hanno dato una mano a montare, perché io veramente non ho manualità. Quindi grazie mille. Vi metto il loro Instagram in descrizione, andate a dargli un'occhiata. E spero di cuore che vi sia piaciuto questo video. Perché non siete ancora iscritti a Spampin Auto? Che è una garanzia, c'è il tasto sotto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.